22 novembre. Mio Dio, io sono confuso e mi vergogno, mio Dio, di alzare a te la mia faccia. Esdra 9:6. Confusione e vergogna. Sebbene fosse confuso e si vergognasse a motivo del peccato, Esdra cadde in ginocchio e stese le mani verso il Signore pregando. Dio non rifiuta di ascoltare la preghiera di chi è confuso e pieno di vergogna. Egli, come il padre della parabola raccontata da Gesù, è sempre pronto ad accogliere il figlio che si accosta a lui, pieno di vergogna per gli errori commessi. La preghiera di Esdra produsse uno straordinario risultato. Mentre pregava e faceva questa confessione, piangendo e prostrato davanti alla casa di Dio, si radunò intorno a lui una grandissima folla di israeliti, uomini, donne e bambini, e il popolo piangeva a dirotto. Esdra 10:1. Ci fu un genuino ravvedimento. Le infedeltà commesse vennero non soltanto confessate davanti a Dio, ma anche abbandonate. La confusione e la vergogna sparirono. Se sei pieno di confusione e vergogna, non perdere tempo. Rivolgiti a Dio in preghiera. Confessa i tuoi peccati, abbandonali con la forza del Signore, ed Egli ti libererà da questa condizione.